Sono tanti anni che segue questo sport? Certo, voglio ricordare anche una tappa che è stata vinta qui di 10 anni fa, a me mi sembrava addirittura 3 o 4 anni fa, è molto, molto ricorrente, quindi ci sentiamo, vogliamo anche una tappa, una cronometra fanno, vogliamo far vedere la città e migliorarla dal vivo anche con le corse, con le tappe, con lo sport che lo ravvivi sempre di più, con tutti i generi di sport vanno bene. Sono un giornalista e quindi sono qui a seguire la corsa, a Fano non c'era mai stato, molto bella, il Parco del Pincio mi sembra ottimo anche per lavorare, per noi giornalisti. Poi la corsa è bella, sta crescendo molto, è importante questa partenza, aspettiamo una bella tappa oggi, quindi sono carico. Segui solo il ciclismo o lo sport in generale? Lo sport in generale, però il ciclismo è lo sport più bello, quindi un po'... Un appassionato. Esatto, esatto, prima tifoso e poi ci vivo anche, ecco, di questo lavoro, però sono soprattutto un tifoso sicuramente. E abbiamo oggi anche un altro super amante dello sport, vogliamo ricordare ai nostri telespettatori anche da quando è nata questa sua passione e anche che cosa ha fatto nella e per la città di Fano. Dunque, io sono stato sempre appassionato di ciclismo, però non ho mai gareggiato in bicicletta e ho fondato prima la società ciclistica Antonio Clemente. Poi quella è andata a morire col tempo e ho rifondato insieme al compianto Enzo Marconi la società ciclistica Alma Juventus Fano, tuttora gestisce. E in un primo momento era nata come società ciclistica Centinarolese, poi col giro degli anni abbiamo cambiato diverse denominazioni. C'ho mio figlio così che segue la squadra e sono venuta. Di dove siete? Di San Lorenzo in Campo. Ah, ecco, quindi insomma conosce già questo sport. Sì, io voglio, è tanto che lui, prima correva lui insomma. Ma... Però è un orgoglio, no? Sì, sì, fa piacere, via. Un evento in sé per sé è tutto un po' bello, no? Perché tanta gente, tanto spettacolo, no? Buongiorno, lei di dov'è? Io abito a Fano da qualche mese, però sono di Ferrara. Come mai hai scelto proprio la città di Fano? Provo a immaginare. Per le bellezze? Le bellezze e la compagnia. Ah, ecco, ecco, quindi è qua per amore. Esatto. Questa mattina invece per passione, per lo sport? Sì, sì, per lo sport. Poi sai che Ferrara, diciamo, è la città delle biciclette, quindi da noi proprio la bicicletta... Ce l'avete un po' nel DNA? Nel DNA, sì. Bene, grazie, sì. Buona giornata. Di fianco un altro tifoso, lei di dov'è? Buongiorno, San Costanzo. Quindi voi giocate in casa, sì, dopo la vittoria di ieri della tappa? Oltre che sono appassionato di ciclismo, sono molto amico di Giovanni, della famiglia, di tutti. Siamo proprio, ancora siamo emozionati per ieri. Immagino. Per la bella vittoria di ieri, sì. Si prosegue il tifo, oggi ce n'è bisogno? Sempre, sempre, tifo sempre di più. Speriamo che oggi fate una bella figura anche oggi, dai. Eh sì, anche perché poi quando si corre in casa l'adrenalina, l'emozione è tanta. Poi i ragazzi sono senza squadra, senza niente, è più bella ancora la vittoria, più sudata ancora, più guadagnata è più bella.